Sta per avviarsi alla conclusione il mandato triennale del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Fano, il cui rinnovo è in programma per il prossimo 8 maggio, in presenza al Teatro della Fortuna con l'Assemblea dei Soci. Nei giorni scorsi, intanto, il CDA dell'Istituto di Credito ha approvato il bilancio al 31 dicembre scorso, evidenziando una serie di risultati positivi per la banca e il territorio. Direttore, a quanto si attesta l'esercizio d'utile del 2021 e nell'ultimo triennio? Dunque, l'utile 2021 è pari a 2.113.000 euro, sicuramente un buon risultato, inferiore agli anni precedenti, ma questo sicuramente ci ha consentito di rafforzare il patrimonio. Quindi nel triennio abbiamo raggiunto i 14.400.000 euro di utile consolidato, cumulato tra i tre anni, che hanno permesso di rafforzare i fondi propri a oltre i 105 milioni di euro. Il patrimonio è un requisito fondamentale per erogare credito, che è l'obiettivo principale di una banca. L'abbiamo fatto anche nel corso degli ultimi anni. Gli impieghi a clientela hanno raggiunto i 600 milioni di euro, ma quello che è ancora più importante è valutare il flusso di erogazione durante il corso del 2021. Abbiamo erogato 1.100 finanziamenti a famiglie e imprese per un importo totale di 86,6 milioni di euro. Un andamento positivo, ha aggiunto il direttore Falcioni, anche per la raccolta diretta, che ha superato gli 850 milioni di euro, mentre si attesta a 1,3 miliardi la raccolta totale. Invece il risparmio gestito ha raggiunto i 325 milioni di euro. Indicatore un po' dell'elevata cultura del risparmio della nostra clientela, della professionalità dei collaboratori, che io colgo l'occasione per ringraziare per tutti i servizi fatti in un momento difficile, e anche del supporto della capogruppo ICREA, che ci fornisce prodotti sicuramente all'altezza della situazione e innovativi. E ne ha beneficiato anche il comparto della banca assicurazione, della monetica e del credito consumo. Sono stati registrati anche risultati importanti per tutti i parametri, ad esempio l'indicatore della solidità di una banca. Qual è l'andamento? L'andamento è veramente molto positivo. Il CET1, che è il rapporto tra patrimonio e attività di rischio, ha superato il 25%, è pari al 25,3%, oltre 7 punti percentuali in più rispetto al triennio precedente. Questo è l'indicatore dei numeri, ma c'è un altro indicatore che di solito non si coglie nelle classifiche, è il numero dei soci, che hanno oltrepassato le 9.000 unità e il prossimo step di 10.000 lo vediamo vicino. La solidità della BCC è stata riconosciuta anche dalle classifiche nazionali sugli istituti bancari. Quali riconoscimenti avete ottenuto? Due riconoscimenti, uno da parte di Milano Finanza, che ci ha classificato nell'ambito delle eccellenze regionali con riferimento a Regione Marche al primo posto, e anche la classifica altro consumo abbiamo ottenuto il massimo punteggio conseguibile di 5 stelle. Ora quali sono i prossimi vostri impegni? Tante iniziative su Fano e su comuni limitrofi. Il prossimo è su Senigallia, convegno turismo, strategia di impresa e nuove opportunità. Un appuntamento importante su una città molto dinamica dove il turismo sicuramente è un elemento preponderante dell'economia del territorio.